Una vittoria pesantissima, un successo importante con il gol di Levan. Sì, partita particolare, con grandi difficoltà, però la reazione di squadra è stata notevole, è stata importante, suggellata da questo gol di Levan, che ci ha fruttato questi tre punti molto molto determinanti per la serenità futura, no? Per la tranquillità, per la serenità futura, per cui ci si piglia questi tre punti, ma già da martedì, in funzione di Crotone, ci si rallegra fino a martedì a mezzogiorno, poi da mezzogiorno bisogna cancellare subito quello che è l'aspetto di risultato e mettersi sotto, perché siamo ancora lontani da quella che è il nostro, da quello che è il raggiungimento del nostro obiettivo. Un obiettivo che si avvicina, anche mantenendo la porta imbattuta, non la vogliamo fare mister, però anche oggi Skorupski non ha subito gol. Se tu me lo continui a dire, prima o poi ci azzecchi. Battute a parte, sono contento perché la squadra si è mossa bene in termini difensivi, ha rischiato forse una sola circostanza su un capovolgimento di fronte, un cambio di gioco, e ha fatto una gran parata a Skoro, poi per il resto la partita è scivolata su una partita normale di pareggio, tenendo presente che comunque si gioca una squadra che mette in difficoltà, ha messo in difficoltà l'Inter, ha messo in difficoltà la Roma e chiaramente metteva in difficoltà anche noi. Sono stati bravi ragazzi, nel non snaturarsi e non andare a mettere sulla bagarre, non ci sta solo da perdere in questi episodi, per cui ci culliamo questa grande vittoria, però da martedì si rinizia un'altra volta. Tra le tante note positive, chi è subentrato a gara in corsa, penso a Teglio, Veseli, a chi ha giocato e che era un po' che non lo faceva, sintomo che tutti veramente hanno grande affidabilità e possono dire la loro. La cosa bella di questa giornata è stata questa che chi viene utilizzato non con tanta frequenza oggi ha dato delle risposte importanti, Bukele in primis e poi gli ingressi della panchina che ultimamente stanno rompendo le partite, vedi Maccarone o Palermo, vedi oggi Teglio, Veseli, Thiam. Se un gruppo che dalla sconfitta di Sassuolo ha messo la testa giù, ha iniziato a lavorare come si deve lavorare e la direzione non deve essere assolutamente interrotta, anzi bisogna continuare e cementare ancora di più queste cose.